Aumenta la protesta civica contro il decreto sblocca Italia del governo Renzi, che nel settembre 2014 ha sottratto al comune di Napoli la pianificazione urbanistica dell'ex area industriale di Bagnoli, riservandola al governo per mezzo di un commissario straordinario. Sul versante istituzionale, il comune di Napoli ha depositato un ricorso al tribunale amministrativo. Sul fronte civico si è costituita l'associazione Cittadini di Bagnoli per tutelare un territorio e una costa che da anni attendono una bonifica per essere restituiti alla città. Protagonismo dei cittadini essenziale nelle battaglie politiche. Crediamo che in questa vicenda, anche con la storia, con la questione del ricorso, ci sia spazio per questo, per sfatare la narrazione che è in corso una sorta di spartizione, di lotta tra il sindaco De Magistris da una parte e il governo Renzi dall'altra. No, qui abbiamo una lotta tra gruppi sociali, tra interessi. La stragrande maggioranza della città vuole difendere l'area di Bagnoli, vuole che sia ripristinato lo stato antecedente alla industrializzazione, si è fatto un parco urbano, si è fatto una spiaggia pubblica e quindi deve metterci, come dire, non solo la faccia ma anche le mani. In un'assemblea pubblica nella sala Nunez del comune di Napoli, un gruppo di cittadini si è confrontato sulle diverse prospettive per Bagnoli. All'incontro hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco De Magistris, l'assessore all'urbanistica Piscopo e il capo dell'avvocatura comunale Ferrari. Il commissario è un dogma che riassume, che sintetizza delle istanze private. Oggi, purtroppo, perché la legge lo definisce tutto questo. Allora, per quanto possa sembrare paradossale, tutto questo si consuma oggi, nel 2015, in un paese, diciamo, che avrebbe una storia, diciamo, di democrazia consolidata. In realtà questa è, per me, dal punto di vista, diciamo, degli assetti costituzionali, una forte ferita per la democrazia. Forse quella che è una delle più gravi commistioni pubblico-privato alle quali abbiamo mai assistito, perché salta completamente dentro quell'articolo il controllo dell'interesse pubblico nel momento in cui si prevede che un commissario possa portare avanti un piano di riqualificazione, un piano di rigenerazione, veniva prima detto, attraverso un ente attuatore che a sua volta può costituire una società di scopo che può ammettere al proprio interno la presenza dei privati, società alla quale viene data in conferimento la proprietà dei suoli, e sono i nostri suoli, sono i suoli della città di Napoli, e tutto questo con la presenza dei privati, e dunque una società che può approvarsi al proprio interno un piano economico-finanziario, tutto questo diventa variante automatica al piano regolatore. Così viene scritto. Non abbiamo mai assistito, credo neanche nei casi peggiori, non abbiamo mai assistito al fatto che dei privati possano riscrivere un piano regolatore, vale a dire lo strumento cardine dell'esercizio della democrazia. Noi crediamo che con l'associazione a cui hanno aderito cittadini di Bagnoli, cittadini di Napoli, movimenti, associazioni, sindacalisti, eccetera, ci sia un'azione diretta da parte delle persone che si impegnano a fare un atto, in questo caso un atto giuridico. Sarà un ricorso che tecnicamente si chiama ad adiuvandum rispetto a quello del comune, cioè che ne prenderà le linee generali, ne sottolinea alcuni passaggi individuati dai nostri giuristi che ci hanno aiutato a scriverlo, relativi soprattutto alle questioni di partecipazione. Qui non abbiamo solo, e non lo ripeto per non tediare, l'espropriazione della città, l'espropriazione del Consiglio Comunale, l'espropriazione del sindaco, l'espropriazione dei cittadini, l'espropriazione di una storia. C'è una commistione tra pubblico e privato, con un privato tra l'altro precostituito e individuato attraverso i suoi, è qualcosa che io sono arrivato a 48 anni, 15 anni di giudiziario, il sindaco e altre esperienze, io personalmente non l'ho mai visto. Là c'è una violazione veramente di tutto, a cominciare dall'urgenza. L'urgenza, se c'era l'urgenza c'era un anno e mezzo per nominare un commissario. Non mi piace per nulla il comportamento della regione, perché Luca non a caso già ha ampliato l'articolo 33, perché ha parlato di modello che va da Nisida alla NATO, e io sono assolutamente d'accordo che qua si sta sperimentando uno stato di eccezione. Adesso sta a noi, e non solo a noi, anche al TAR, speriamo di scrivere, di mettere a posto la storia e di mettere a posto la democrazia. Poi noi le responsabilità ce le vogliamo prendere, compresa essere sottoposte alla critica, ovviamente, laddove sbagliamo, laddove abbiamo sbagliato. Ma adesso dobbiamo rimettere a posto la Costituzione come solo Napoli sa fare.